questa iniziativa, diciamo, che vede in me una mera funzione di coordinamento, quindi do la parola, la tolgo, perché bisogna continuare a un momento che tocca nel corpo più profondo, diciamo, queste comunità che siamo 10 minuti, perché tutti quanti gli altri quindi avranno titolo soltanto di avere 5 minuti, perché naturalmente siamo in tanti e naturalmente dopo che e se il tempo avanzerà sarà molto disponibile, diciamo, nella ragionevolezza di quell'organizzazione che consenta ai nostri due ospiti di poter avere il tempo necessario per rispondere alla rappresentazione dei bisogni o delle domande che voi vorrete, se volete, porre ai nostri due ospiti o porre, diciamo, anche al primo relatore, a cui tra poco darò la parola. Saluti a tutti. Per prima cosa io voglio raccontarvi come è nata questo nostro trovarci qui. Nel tardo agosto ho saputo della candidatura di Calvipo, che ho visto finora due volte, ho incontrato personalmente due volte, ma che conosco per fama, per le cose che ha fatto negli anni passati, come ci vediamo in proprio di nuovo, credo. E in quella data ho deciso di tornare in un certo senso qualche anno indietro e ricominciare a fare qualcosa per il mio territorio, cioè impegnarmi in qualche maniera per il mio territorio. Da ricercatore di informatica e appassionato di tecnologie ho cominciato dalle tecnologie, ho fondato un gruppo Facebook. Questo gruppo ha... Sono raccomandazioni, non sono proponibili. No, non sono raccomandazioni, sono richieste del tipo: cosa ha intenzione il Cavalier Calvipo di fare per questa terra nella sua con la sua candidatura? Questa è, diciamo, la richiesta fondamentale che arriva dalla rete e che io veicolo e poi cerco di girare verso le sue indirizzi mail. Da lì è nata l'idea di fare questo incontro nell'università, e anche questo ha avuto un andamento tumultuoso, nel senso che noi abbiamo cercato di fare questo incontro con questo titolo Innovare in Calabria, dove noi volevamo declinare questa parola innovazione come cambiamento, svolta, rinnovamento inteso in tutti i settori della vita sociale, economica, politica calabrese, non solo tecnologica. E poi l'università è il tempio, diciamo, delle innovazioni, delle cose nuove che vengono nella società e nella cultura. Facendo questo, il tumulto dove è stato? Che ci siamo trovati qui associazioni le più diverse, le persone le più diverse, perché io avevo pensato ad un incontro tra i ricercatori dell'area informatica da cui provengo con Calvipo, perché penso che lo strumento più importante sia conoscersi in questa fase preliminare, diciamo, di questa cosa. E invece c'è stata questa, diciamo, aggregarsi spontaneo di altre persone, di altre associazioni, che ha portato a questo evento di più grossa entità. Questa spontaneità, diciamo, a me sembra il patrimonio più grande della candidatura Calvipo, ed io chiedo a Calvipo qui in questo momento di coltivare questa spontaneità, di farla crescere e di fronteggiare una cosa che leggo sui giornali quotidianamente, ovvero di un'etichetta di antipolitica appiccicata alla sua candidatura. Io ritengo che questa partecipazione spontanea, non ci sia nulla di più politico di questa partecipazione spontanea, cioè l'antipolitica è quella di chi tiene lontana la gente perché utilizza la politica per i fini diversi da quelli istituzionali. In Calabria ne abbiamo esempi tutti i giorni, non voglio scendere in questo discorso. Per cui far etichettare questa candidatura come qualcosa di antipolitico sarebbe un errore e sarebbe ovviamente un peccato per queste energie che spontaneamente si stanno riversando in questo momento su questa persona che è Pippo Calvipo. Ora, questo entusiasmo io ritengo, questa è la mia personalissima opinione, penso di averlo anche scritto nella pagina di sostegno a Pippo Calvipo, ha bisogno di essere veicolato. Secondo me questo è il primo mezzo per veicolare questo entusiasmo, è quello di permettere alle persone di avere un quadro di confronto, cioè di dotare questa candidatura di un programma, di punti programmatici che spieghino cosa fare per la Calabria nel prossimo futuro, speriamo con una presidenza della regione, e soprattutto spieghino come farlo in maniera sintetica. Cioè, spero di non vedere i programmi di 280 pagine con 800 aggregazioni politiche intorno, però comunque credo che uno sforzo di lavoro intorno ad un programma, quella che è stata già l'idea di qualcuno di fare dei cantieri all'interno dei quali la gente possa confrontarsi e cercare di definire
le priorità che poi tutti in fondo sappiamo di questa terra, ma metterli per iscritto e dire anche come li si vogliono affrontare può essere un territorio su cui le persone e anche le altre forze politiche eventualmente possono venire ad incontrarsi con chi in questo momento spontaneamente si muove in maniera positiva verso questa candidatura. Da parte mia, come spinta verso la definizione di un programma, porto i problemi che mi stanno più vicini per esperienza personale, che sono quelli dell'informatica calabrese, che era un tempo una delle risorse più interessanti in questo territorio, perché c'erano ricercatori di livello internazionale, ci sono tuttora ricercatori di livello internazionale, ci sono aziende che operano bene in questo settore, che potevano creare un indotto di successo. Invece la storia dell'informatica calabrese è diventata poi una storia di spreco di denaro pubblico, a volte una storia giudiziaria, molte volte, come in quest'aula, perché ho invitato tanta gente che viene da questo mondo, è diventata una storia di disoccupazione, di precarietà. Questo è il tema che mi stava a cuore, diciamo. Se non ci fosse stato questo entusiasmo, penso che avremmo portato Callipo a parlare principalmente di questa cosa, mentre adesso, diciamo, questa apertura verso tutti voi ci consente di allargare gli orizzonti di questo incontro. Sinceramente chiudo qui, non voglio rubare ulteriore tempo agli altri, e mi auguro solo che questa candidatura possa crescere e diventare un programma, diventare un progetto politico per questa terra che ne ha oggettivamente bisogno, come tutti noi. Buonasera a tutti, io mi chiamo Anna Laura Orrico e sono uno dei membri di una delle associazioni che ha deciso di sostenere la candidatura di Pippo Callipo. L'associazione si chiama GENS, Generazione Europea Nuovo Sud. Come tanti di voi, io ero una studentessa dell'Università della Calabria, mi sono laureata qui 6 anni fa con il massimo dei voti. Sono andata via ad acquisire ulteriori competenze, ma ho sempre mantenuto l'amore per la mia terra e la rabbia per quello che la mia terra non riesce ad essere. Quando mi è stato proposto di parlare qui oggi, ho riflettuto su quello che significa innovare per la mia terra. E ho subito collegato al termine innovazione altri 3 concetti che secondo me sono fondamentali e che oggi mancano nella mia terra, che c'è l'informazione, la trasparenza e la partecipazione. Io sono una libera professionista, o meglio cerco di fare l'europrogettista, di progettare attraverso i programmi europei. Vi dico che manca informazione nella mia terra perché non si sa assolutamente in Calabria di tutti quelli che sono i numerosi finanziamenti che provengono dall'Unione Europea, che non sono soltanto i POR, ma esistono centinaia di programmi e di sottoprogrammi che possono veramente determinare lo sviluppo della nostra terra, ma riguardo non c'è assolutamente nessuna informazione. Si parla di sviluppo economico, ma le piccole imprese, i giovani vengono aiutati, secondo quello che è attualmente il movimento della Regione Calabria, attraverso i fondi perduti. Ma ditemi voi, con 50.000 euro come si fa ad avviare un'impresa? Ditemi voi, oggi si sono inventati il microcredito, con 15.000 euro come fa un giovane ad avviare un'impresa? Quindi manca innanzitutto l'informazione, così come manca l'informazione sulle catastrofi e i drammi che caratterizzano la nostra regione. Alcune volte io ho l'impressione che la Calabria sia diventata un enorme buco nero, ci sono stati buttati veleni ovunque e dappertutto, pensando che si dimenticassero, ma oggi sono tutti ritornati a galla. L'altro punto è la trasparenza. In Calabria non c'è trasparenza assolutamente su nulla. Quando esce un bando, sia per un concorso, sia per quello che io vi parlo sostanzialmente della mia realtà lavorativa, non si capisce mai che cosa quel bando debba andare a finanziare, per un semplice motivo, perché deve andare a finanziare sempre gli affari della malapolitica, perché il clientelismo è quello che governa ogni giorno qualsiasi possibilità di sviluppo e di riscatto nella nostra terra. L'altro elemento è la partecipazione. La Regione Calabria ha approvato una serie di leggi attraverso le quali soprattutto le associazioni possono partecipare concretamente ad innovare quello che è il sistema di erogazione dei servizi sociali e sanitari.
Questa legge però non ha mai trovato attuazione e si traduce nei cosiddetti piani di zona, cioè le associazioni dovrebbero essere invitate innanzitutto dalle istituzioni, dagli enti locali, cioè dai comuni, a programmare l'erogazione dei servizi sociosanitari, perché sono le associazioni che si rapportano con la società, che ne analizzano i bisogni, ne raccolgono le richieste. Ebbene, a tutt'oggi nessuno dei comuni capofila dei distretti sociosanitari ha elaborato un piano di zona con la partecipazione delle associazioni. Il comune di Cosenza, uno dei tantissimi esempi, non dà assolutamente notizia di quello che è l'attuale piano di zona. Piano di zona che, come tutti quelli degli altri comuni, andrà a concorrere a formare il piano di zona regionale e quindi a decretare quelli che saranno i servizi erogati sul nostro territorio. Perché vi dico tutte queste cose? Perché sono giovane come voi e sono orgogliosa di essere calabrese, sono orgogliosa di essere meridionale, sono orgogliosa di credere nella possibilità che noi ce la possiamo fare e dobbiamo smetterla di piangerci addosso, dobbiamo smetterla di aspettare che qualcuno ce la venga a aiutare. Perché siamo noi il motore del nostro cambiamento, dobbiamo dire di no al ritratto del lavoro, perché io so, io la vivo questo dramma del lavoro. Se chi sta al potere ancora oggi in Calabria può stare al potere perché ci tiene distratti a noi giovani, perché ci impedisce di scendere nelle piazze e di andare ad assediare le istituzioni, perché siamo tutti preoccupati da un'unica cosa, cercare lavoro, ma in realtà non avremo mai questo lavoro, perché una volta che otterremo il lavoro saremo sempre precari, e precario l'operatore ecologico della Valle Grati perché si sono rubati i soldi, c'erano 12 dirigenti a dirigere la Valle Grati, ditevi voi a che cosa servono 12 dirigenti per dirigere una società che è fallita miseramente. È precaria la commessa, è precario il ricercatore universitario, è precario chiunque in questa società. Per cui il mio invito è ai miei coetanei: non restate più nella passività, assediate le istituzioni, perché solo così possiamo cercare di cambiare questa nostra terra che ci appartiene, è la nostra e di nessun altro. Grazie. Per 12 mesi in una di queste imprese di sostegno all'imprenditoria, che sono fallite perché sono degli imbrogli colossali, e naturalmente questo pone un problema, imbrogli colossali perché dei furbastri prendono soldi, fanno lavorare e poi non pagano nemmeno, diciamo, il lavoro, diciamo, dei professionisti, in alcuni casi, in questo caso è un informatico di alto profilo, che hanno lavorato per 12 mesi, quindi con un arricchimento che è naturalmente illecito e anche immorale. Questa persona è presente qui, non parla. Ma io la faccio la domanda al posto suo ai nostri due ospiti. L'industrializzazione non è passata in Calabria. Qualcuno dice che non passerà mai ed è un bene. Io non voglio fare una riflessione scientifica sul punto. Certo è che bisogna mettere insieme tutto ciò che è possibile per dare speranza e occupazione al mondo giovanile, perché naturalmente il mondo giovanile, tanto che sia diplomato, tanto che sia laureato, sta conoscendo una situazione traumatica con delle fughe di cervelli che vanno non solo, diciamo, al di là dell'oceano ma anche al di qua dell'oceano, e che significa un impoverimento di risorse umane per le potenzialità di sviluppo di questo territorio. Le istituzioni fanno la loro parte, ma io credo che quello che noi dobbiamo chiedere insieme a Laura alle istituzioni territoriali non sono i soldi, ma la sicurezza delle procedure, perché se ci sono dei furbastri o dei ladri, dei delinquenti che rubano la speranza a questi ragazzi, naturalmente non si va da nessuna parte, e ahimè l'accesso ai fondi comunitari, ai fondi della legislazione nazionale, qualcuno che qui è seduto a questo tavolo ne sa molto naturalmente di me in senso tecnico, quello di cui sto parlando, naturalmente ci impone, come dire, a livello regionale per quello che può fare una regione, a livello nazionale di riflettere come cambiare le regole, perché lo sviluppo dell'industria, che è necessario che ci sia anche al sud, ancorché non debba essere l'unico motore dell'economia locale, avvenga in condizioni, appunto, come dice Laura, di trasparenza, di informazione e di partecipazione. Sono argomenti questi che naturalmente, diciamo, qualora non individuati, rendono non solo clienti ma rendono vittime le persone, in questo caso i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Io non ho nessun altro prenotato, a questo punto il dibattito è aperto per tutti voi. Enrico, sono Enrico, un funzionario di questo Ateneo
questo dimostra che io sto invecchiando e quindi comincio a tenere i pezzi. Ho lavorato in questa università e da 28, per 28 anni sono stato responsabile dell'ufficio stampa dell'università. Quindi ho chiesto subito la parola per intervenire perché il professor Ricco mi ha stimolato moltissimo. E anche la presenza dell'onorevole Magistris. Lei è appena entrato in Europa. Voglio dire una cosa molto importante, molto significativa. Ha parlato di mancanza di informazione, di trasparenza, guardi caso, che l'Italia, e lei stesso ci ha detto tante belle parole quando ricopriva quella funzione. Io ho scoperto il suo modo di fare giustizia nel momento in cui leggevo sui giornali alcuni valori che per me erano fondamentali per una pubblica amministrazione trasparente, dove la trasparenza è fondamentale, è vero, è fondamentale, perché garantisce l'equità, perché garantisce il modo di fare giustizia, di realizzare verità, e tutto questo è possibile grazie all'informazione. Allora, io 2 anni fa, lo voglio dire una cosa, 2 anni fa sono stato avvicinato da un funzionario del Ministero dell'Università. Franco, dobbiamo trasferire, io capitavo lì al Ministero, facevamo i nostri workshop di aggiornamento, e mi disse, Franco, dobbiamo in un certo qual modo avvicinare l'Europa al cittadino. Bisogna in un certo qual modo, tutto quello che produce, ed ecco qui la sollecitazione che ci è venuta dalla dottoressa Dana, tutto quello che l'Unione Europea produce e investe, bisogna renderlo visibile al cittadino, bisogna coinvolgere il cittadino, bisogna creare nel cittadino la coscienza europea. Perché la realtà è questa, noi non riusciamo a, questa era la consapevolezza che mi dissero allora al Ministero, non riusciamo a dare questa consapevolezza. Noi diciamo tutti, conosciamo tutti, siamo in Europa. Ma abbiamo la coscienza di essere cittadini europei? Allora, giustamente, ci sono miliardi e miliardi di euro che l'Unione Europea investe. E c'è un motto, recentemente il Ministero dell'Università, un anno fa, ha fatto, proprio per rendere il discorso, rendere giustizia la parola trasparenza e informazione, ha fatto un piano di comunicazione e ha inventato uno slogan, l'ha chiamato i 3 più T. Efficienza, efficacia, economia, trasparenza. La riflessione che è stata fatta, io l'ho pure... Nell'attesa che qualcuno si prenoti, io so che comunque vieni, nel frattempo che lei prende il microfono io mi permetto di sottolineare che era previsto un intervento, io lo voglio citare perché naturalmente bisogna dare la voce alle persone più deboli. In occasione dell'iniziativa della SEM, Mimmo Rizzuto è presente in sala, un ragazzo rom di una lucidità incredibile, si chiama Mario, io l'avevo invitato per questa sera, ci ha rappresentato, come dire, tutto il disagio di una comunità che parla di Europa, ha un onorevole di tanta, diciamo, autorevolezza e poi, come dire, vive una condizione lungo il fiume di Cosenza, diciamo, che noi non riserviamo nemmeno più ad alcuni animali a 4 zampe. Allora io voglio esprimere, diciamo, da cittadino un appello all'istituzione comunale di Cosenza perché affronti nella responsabilità e nell'autonomia di quella realtà diciamo, amministrativa una risposta degna, diciamo, corrispondente al rispetto della dignità della persona e ai diritti di cittadinanza, ivi compreso quello del voto, perché direttive comunitarie che parlano di integrazione comunitarie devono essere adempiute anche nella nostra latitudine. Io vorrei riprendere molto brevemente, in 30 secondi, l'intervento di Daniela e aggiungere alla sua richiesta anche la mia. Io spero che idealmente tutti noi questa sera possiamo essere d'accordo nel rivolgerci a Calico, perché Calico è un candidato alla regione, e a tutte le altre forze politiche che hanno candidato il loro leader alla regione. Il modello di riferimento in questo caso io lo individuo nemmeno in regioni particolarmente
progressista dal punto di vista politico. Individuo la Lombardia come modello di riferimento e la Lombardia ha adottato una legge regionale di cofinanziamento in una misura particolarmente significativa da parte regionale, di borse di studio regionale per dare possibilità di trattenere nella regione Lombardia i laureati presso il sistema universitario lombardo. Io credo che la regione Calabria non è, diciamo, lontana da poter capire questo argomento. Noi non possiamo permetterci di perdere, come fra poco succederà, mi scuso se io creo ansia nei dottorati di ricerca, ce ne saranno tanti fra di noi, abbiamo un 20 scuole di dottorato, dottore Gallico, dottore Magistris, con ognuno di loro con 5-6 dottorandi che naturalmente pensano ad una prospettiva di ingresso nel sistema universitario. Questa legge che passerà fra qualche ora, appena ci sarà il prossimo Consiglio dei Ministri, blocca definitivamente la previsione di concorsi a tempo indeterminato e prevederà soltanto forme di precarizzazione strutturata. Non scendo nel dettaglio per non rubare altro tempo. Allora noi dobbiamo correre ai ripari per evitare che i nostri più bravi, io mi scuso i colleghi di lettere, ma io voglio fare un appello forte per i colleghi di ingegneria e di scienze. Mi hanno spiegato quando io ero preside che non è la stessa cosa perdere un letterato che sappia, mi scuso, naturalmente è una metafora, rispetto a perdere un ingegnere o un informatico che se ne va nell'impresa privata, perché naturalmente significa che per alcuni anni noi avremmo un vuoto nel processo di trasmissione delle conoscenze che non ci dà più voce nella comunicazione delle conoscenze, delle competenze. Quindi è un danno alla struttura e alla funzione pubblica pressoché irreversibile. Quindi noi dobbiamo, come dire, chi di noi vorrà esercitare tutta la responsabilità, correre ai ripari e individuare sistemi sussidiari per porre un rimedio al danno che il governo, in modo inopinato e mi permetto di dire irresponsabile, sta facendo con l'adozione di questa legge di riforma. Io devo dirvi che il professore Toto, il mio buon amico, mi ha rimproverato, adesso chiedo, diciamo, a lui di aiutarmi, vieni. Perché in realtà, avendo iniziato, non ho dato, il benvenuto l'ho dato, ma non li ho ringraziati, e naturalmente questo, come dire, per chi fa l'onore di casa solamente è un limite assolutamente. Quindi rimprovera di venire qua e dici. No, posso dire da qua. Nessun rimprovero, è un bisogno personale che però si identifica col senso di appartenenza di questo ateneo. Quindi io personalmente vorrei ringraziare il dottor Calvico e il dottor De Magistris, perché personalmente ho seguito le loro vicende. Tra l'altro, essendo stato, lo dico perché ovviamente ho delle mie idee politiche, però mi è parsa la cosa più gratificante per me, non lo prendete, avendo conosciuto attraverso forme nuove di informazione, o vorrei dire di controinformazione, che il dottor De Magistris si presentava, e l'ho saputo molto prima dalla rete che dalla stampa, sono stato uno di coloro che hanno votato per lui, ma non è questo il punto. Il punto è che nel mio ringraziamento per quello che è stato fatto in modo molto trasparente e chiaro, per l'interesse collettivo, per l'interesse della comunità, si traccia chiaramente una barriera nuova tra il far politica e il non far politica, che chiaramente non passa al di sopra e al di fuori dei partiti, ma segna una traccia molto precisa. E il termine trasversale può essere misleading, può essere improprio, ma voi capite quello che voglio dire, all'interno degli stessi partiti. Il problema è che il turismo, un turismo che sia rispettoso dell'ambiente, è una risorsa di cui la Calabria deve assolutamente, diciamo, organizzare una sua offerta, che deve essere al centro del pensiero e dei pensieri del governo di questa regione. Si vive di turismo, si vive di un'economia che è fortemente... Allora io mi dico, e questa è una domanda che faccio a Calvico in particolare, ma è mai possibile che noi in Calabria con due università, con due facoltà di ingegneria, non riusciamo a mettere insieme una rete di ingegneri che sappia far funzionare con la tecnologia più attrezzata
i depuratori che non devono sversare in acqua rifiuti, rifiuti solidi urbani, tutti voi sapete a che cosa sto pensando. Non è ragionevole, viviamo troppo in avanti nel tempo con lo sviluppo tecnologico per non immaginare che una soluzione tecnica, tecnologica ci sia a questo problema. Ma chi di voi è passata anche una sola volta al mare da Lamezia fino su al nord eccetera, sa perfettamente che il nostro mare è impraticabile. Da Pizzo, perfetto, è impraticabile. E allora il problema tecnico è che su queste questioni, diciamo, occorre assolutamente che non pensiamo che la soluzione sia solo il tema della partecipazione. Alle istituzioni locali chiediamo competenza. Se qualcosa, adesso non voglio fare un intervento politico, ma se qualcosa di eccentrico in senso positivo è stato fatto dalla Giunta Noiera, per il quale il mio giudizio è nettamente negativo naturalmente, altrimenti io non starei da questa parte, è l'aver scelto due persone che hanno portato un valore di competenza indubbiamente esistente. Mimmo Cersosimo, che è un nostro collega di grande qualità, e l'assessore all'ambiente, che non sono come tutti gli altri assessori, mi dispiace dire, non è vero che siamo tutti quanti uguali. Allora il problema della competenza è un problema che riguarda l'organizzazione della democrazia. Noi non possiamo non dire che vogliamo che le istituzioni marcino anche con le competenze. Ultimo dato, ma lo dico in 30 secondi, i fondi comunitari. C'è un grande dibattito e c'è il silenzio assordante sul punto. Mimmo Cersosimo sta spendendo soldi, per fortuna, perché questo significa che non torno indietro alla Unione Europea. E lui che sta nei comitati tecnici lo sa benissimo. Ma tecnicamente, possiamo dire, se voi, se qualche giornalista, c'è qualche giornalista, lo vedo, che facesse un'indagine tra i nostri studenti, che naturalmente sono ben informati, leggono molti libri, alcuni di loro leggono anche più giornali, e se sanno che fa la nostra regione Calabria in materia di fondi comunitari, io scommetto, la scelta di questa sera con tutti voi, che una parte importante di questi studenti non sa che cosa ha deciso di strategico la regione dei fondi comunitari. Una regione non può permettersi di bruciare le risorse e le aspettative di cambiamento, di innovazione, il tema di oggi, l'innovazione, immaginando che 6 milioni di euro siano bricioline che noi ci possiamo permettere perché siamo molto ricchi di bruciare. Allora, un dibattito su questi temi strategici deve guidare la campagna elettorale, non può essere soltanto una campagna elettorale, mi piace lui ieri, non mi piace, a me non piace, va bene, ma non cambia molto, non cambia molto. Io vorrei che noi ci mettessimo d'accordo su un'idea di speranza e di cambiamento per tutti. La speranza e il cambiamento si fa con le risorse che ci sono e mettendole in rete, competenze, risorse e partecipazione, secondo me possono fare la differenza in una regione, questo ve lo posso dire. Mi è capitata la fortuna di frequentare moltissime associazioni, 150 ne abbiamo messo in rete per Calabria. C'è in giro un entusiasmo che è incredibile, la quantità di persone che mi chiama e che vuole partecipare è incredibile, cioè il mondo giovanile non è vero che è assente, non vuole partecipare, c'è soltanto da organizzare, naturalmente chi di voi ha tempo, ha voglia, si rende disponibile, perché non mancano le energie umane. Alcune priorità, non cominciamo sempre da zero, abbiamo parlato di 6 grandi priorità, mettiamoci insieme a costruire. Voglio dire un'ultima cosa perché il tempo non c'è, io credo che dobbiamo creare degli spazi per le persone. Peraltro guardatelo bene, chiedetegli la email, lui come dire, lavora gratuitamente per la rete delle associazioni calabresi per Callico, presidente della regione, quindi è a lui che noi possiamo rivolgerci, chi di noi o chi di voi voglia, per dare l'indirizzo telematico, sì va bene, l'indirizzo telematico se vuole eventualmente aggiungersi agli altri nell'organizzazione della propria partecipazione. Giuseppe Panetta. Grazie. Allora io mi chiamo Giuseppe Panetta, sono un laureato in ingegneria informatica e sono un disoccupato per scelta. Io quando è partito il treno dei 50.000 mi sono nascosto. Dico per scelta perché anch'io ho avuto occasione di andare al nord, ma mi sono detto che la mia terra, oltre ad avere il mio sudore e i miei sacrifici, forse aveva bisogno anche delle mie capacità.
che magari non sono eccessive, ma sono pur sempre capacità di un giovane calabrese. Quindi ho deciso di restare con grande rammarico di famiglia e fidanzate che mi hanno visto restare disoccupato. Io penso che insieme alla trasparenza, alla partecipazione e all'informazione manchi un'altra cosa in Calabria che è fondamentale, che è la legalità. Io penso che la legalità sia la vera palla al piede della Calabria. L'innovazione, grazie alla mancanza di legalità, diventa uno strumento per arricchire poche persone, non per creare sviluppo in Calabria. Questo è quello che mi rammarica. E ha portato questa mancanza di legalità ad una conseguenza secondo me gravissima. Molti miei coetanei non hanno più la speranza di vedere un futuro in Calabria. Questo secondo me è gravissimo. Io chiedo al Presidente Callico, sperando di rivolgermi a lui come mio governatore presto. Presidente della Giunta regionale, governatore è un termine che lasciamo a qualche altro. Presidente della Giunta regionale, essenzialmente due cose. Io penso che un governo, oltre a stanziare dei soldi per mantenere buone quelle menti che possono creare sviluppo, debba stanziare dignità alle persone, quello che in questa regione manca. Il governo tende a tenere buone le persone ma non a spronarle, preferisce più farle andare via che mantenerle qui. Un'ultima cosa. Un vecchio giudice americano durante una sentenza disse una volta che in una democrazia la carica più importante è la carica di cittadino. A me piacerebbe che ogni idea, ogni proposta, ogni iniziativa del governo Callico si muova da questa convinzione. Grazie. Allora, il mio riferimento email è giubanet@hotmail.com. Sta girando anche un foglio con l'email, diciamo, tra virgolette istituzionale del coordinamento, che è associazioniperlacalabria@gmail.com. Eventualmente io sono in sala, se qualcuno vuole lasciare il proprio riferimento può farlo benissimo. Allora, grazie a Giuseppe. Gli ultimi tre interventi, passo subito senza prendere altro tempo. 10 secondi però le voglio dire, mi sembra che possiamo dirci assolutamente un poco meno pessimisti questa sera. Gli interventi di tutti i ragazzi nel mondo giovanile sono interventi che dimostrano una grande chiarezza. Io non voglio fare populista in questo momento perché non devo fare politica partitica, però mi sembra che ci sia una risorsa concreta, persone che dicono cose concrete non astratte. Mi sembra che come società possiamo stare sufficientemente tranquilli che possiamo continuare a tenere insieme questa società facendola cambiare dal basso, come dice De Bonis nel suo ultimo intervento, che io sottoscrivo pienamente. La parola a Luigi De Magistris, che ringrazio. Salve, buonasera a tutti. Io bisogna spegnere quello. Innanzitutto io rispondo, comincio, le sollecitazioni sono state tantissime. Io vorrei rispondere all'amica di Fondazione Comunista dell'Unica che è intervenuto. Io contrariamente a lei ho tantissime speranze, ma proprio tante. E una serata come questa riempie il cuore da idee, da entusiasmo. Non dobbiamo partire con la speranza, perché io voglio ricordare, non so se lo farà anche Pippo dopo, Pippo Callico, ma lo voglio fare io adesso. Si sente? Sì, vado là, che è meglio, dai. Meglio qua. Ma anche perché io ho la voce, cioè, è la posizione, un po' di entusiasmo. Si sente meglio? Allora, stavo dicendo, quando discutemmo quest'estate con Pippo Callico della candidatura, ci ritrovammo su una cosa: vedrai che casino succederà, ma non in senso negativo, in senso positivo. E la serata di questa sera dimostra assolutamente che è assolutamente falso il dato che per tanto tempo ci hanno cercato di inculcare, riuscendoci pure in parte, che in politica non può cambiare mai niente. È assolutamente falso.
basta avere grande determinazione, grande volontà, grande passione e grande partecipazione. Indubbiamente da soli non si va da nessuna parte, ma noi non siamo soli, ne saremo sempre di più. Io l'ho detto, lo vado dicendo in questi giorni, in queste settimane, voi sia in Europa ma in Calabria, in Italia, dovete anche cominciarci un poco a utilizzare come strumento per portare avanti anche la vostra voce, così come voi ci utilizzate come strumento, così noi però abbiamo tanto bisogno di voi. E quanto mi è piaciuta la sollecitazione del professore dell'università, che ci ha voluto ringraziare, bontà sua, ma io ho trovato molto importante il suggerimento. Noi abbiamo tanto bisogno di aiuto, perché nessuno qua è il tuttologo, cioè solo attraverso uno scambio straordinario di dati e di informazioni, così come non è assolutamente un problema generazionale, giovane, vecchio, questo è un problema molto semplice. Mandare a casa sostanzialmente una classe dirigente del centro-sinistra e del centro-destra che in decenni ha fallito, e l'occasione adesso c'è, perché l'innovazione parte proprio da questo. Guardate, io credo che la cosa più importante, i due messaggi più importanti della candidatura di Pippo Callipo sono: uno è quello stemma che lui, quel messaggio che porta nella giacca, io resto in Calabria, che già di per sé è straordinario, ma l'altro che è ancora più importante è far comprendere a ognuno di voi quanto importante sia il ruolo di ciascuno, sia nelle forme individuali di partecipazione, sia nelle forme collettive, cioè far passare il messaggio, e l'ha detto bene Palermo prima, che non da stasera, perché noi lo stiamo facendo già da alcuni giorni, ognuno deve portare questa voce di cambiamento in tutte le forme, nelle famiglie, nelle strade, nelle piazze, in televisione, nelle scuole, nelle università, cioè far comprendere l'utilità di un voto di cambiamento. Io frequento la Calabria, vivo in Calabria dal 95, tranne una parentesi di 4 anni a Napoli, ma devo dire che un'occasione come questa è da decenni che non si vede in Calabria, quindi poi non ci sono più alibi. È vero, come ha detto un'altra persona che mi ha anticipato, è una cosa che io da non calabrese la vado dicendo sempre, lo dicevo anche quando ero magistrato, alle persone che incontravo per il mio lavoro: è il momento sempre dell'autoemancipazione del popolo calabrese, basta aspettare sempre che sia qualcun altro, perché quel qualcun altro, che poi tra l'altro la gran parte della classe dirigente calabrese di questi anni, ha fatto un giochetto politico criminale, aggiungo io, molto semplice ma molto devastante: attraverso il controllo sistematico della spesa pubblica ha controllato tutta l'economia calabrese in tutti i settori. Alcuni sono stati passati stasera negli interventi: dalla sanità, all'ambiente, all'informatica, alla ricerca, alle infrastrutture, alle opere pubbliche, controllandone appalti, subappalti, progetti, consulenze, e controllando l'economia in una regione dove l'economia privata è debole, per essere forte ha bisogno di sicurezza e legalità, poi di questo parlerò brevemente dopo. Controlla il lavoro, controlla quello che in questi giorni vi vogliono far passare come raccomandazione. Lo sentite il truccatore di carte Mastella che confonde reati gravi con le raccomandazioni? Se tu all'ARPA dici assumimi questo, se no non ti faccio lavorare, non è raccomandazione, è condizione. Poi in Calabria, in Campania ci sono emergenze ambientali, vai a vedere chi sono le persone che stanno negli uffici che dovrebbero gestire l'emergenza ambientale, e quello è il sistema. Allora, se controlli economia e lavoro, è chiaro che inquini pure il voto, è chiaro che a ogni tornata elettorale ci si va a pesare, è chiaro, cara Fernanda Gigliotti, che a Catanzaro e nella provincia di Crotone vince lo Iero, è chiaro che lo Iero alle europee si misura su Pirillo per vedere ancora quanto vale, è chiaro che Bassolino si misura con il suo candidato, però noi dobbiamo spezzare questo legame che è politico e criminale, tra gestione della spesa pubblica, politica e criminalità organizzata. Se non spezzi, questo come lo puoi spezzare? Io l'altro giorno stavo a Zurigo, ho avuto degli incontri con tanti italiani, a un certo punto mi hanno chiesto di Callipo, io ovviamente ho sostenuto, ho detto innanzitutto Callipo è un imprenditore, non è un prenditore, perché noi in Calabria, siamo abituati a quella borghesia mafiosa, di alcuni chiamiamoli colleghi di Callipo, non so fino a che punto sono colleghi, anch'io avevo dei magistrati che chiamavo colleghi, ma tutto erano tranne che colleghi, perché collega significa collegarsi,
Allora, diciamo, facciamo lo stesso mestiere formalmente. I prenditori sono quelli che vi hanno volutamente, insieme alla politica, tenuto in una situazione di soggezione attraverso, e lo diceva anche un altro intervento molto importante sull'informazione, attraverso un sistema di informazione drogato. Cioè, se tu tieni questo sistema in una situazione di ignoranza della popolazione, nel senso di mancata conoscenza dei fatti, che cosa accade? Che i prenditori, la cosiddetta borghesia mafiosa, i colletti bianchi, si arricchisce sempre di più, insieme a una classe politica che governa, fa finta che si va alle elezioni, non si cambia, e la maggioranza della popolazione soffre di questo sistema, la cosiddetta sudamericanizzazione della Calabria, che una parte si arricchisce sempre di più e un'altra parte sta sempre peggio. E questo sistema ha bisogno di ignoranza. Perciò è stato importante il lavoro che io, ad esempio, ho fatto in questi anni. Io lo vado sempre dicendo, non per squalificare il mio lavoro, ma io in realtà ho scoperto tutto sommato l'acqua calda. Diciamo, come ha detto una persona che mi ha anticipato prima, ho dato dignità giudiziaria, diciamo così, a fatti che da Paolino, che è il mio giornalario, a Osvaldo, che è il mio fruttivendolo, a Franceschiello, che è il mio salumiere, conoscevano perfettamente. Soltanto che una parte della magistratura e un pezzo delle istituzioni che di questo sistema ne trae l'infa non ha mai voluto portarlo fuori, perché è più facile essere strabico, perché se sei strabico diventi procuratore della Repubblica, se guardi avanti e metti le mani nella marmellata vieni cacciato, però magari creiamo quello che stiamo facendo oggi. L'importante è testimoniare, essere tutti protagonisti di questo grande cambiamento. E dov'è la forza rivoluzionaria di questo progetto? È molto semplice, guardate il programma politico. Allora vi faccio un esempio: il programma politico ambientale, io l'ho visto in tre passaggi, sono stato a Crotone, sono stato a Castrovillari, la vicenda delle navi, e questo già è un programma ambientale, è la lotta praticamente allo sfruttamento del territorio da parte delle grosse imprese che vogliono solamente utilizzare il nostro territorio per fare affari. Che cos'è la vicenda di Crotone? È qualcosa che è uscito già 10 anni fa, è la stessa cosa che una classe dirigente non ha voluto risolvere, la vicenda della Pertusola. Voi ricorderete, la stessa vicenda uscì 10 anni fa, con gli arresti non è cambiato nulla, quei rifiuti venivano smaltiti prima nelle campagne di Castrovillari e di Rossano, oggi sono state quei rifiuti sono stati messi nelle scuole, negli edifici pubblici, e si scopre che facendo le analisi i bambini hanno quantità enormi di uranio, di arsenico, di cadmio, di nichel. E la classe dirigente che ha fatto? La vicenda delle navi, ma perché se ne parla adesso? Sono almeno 10-15 anni. Allora a me, vi devo dire, fa un po' specie che una manifestazione, l'ho fatto anche in un video, se qualcuno si va a vedere il mio video vedrà una mia riflessione sulla vicenda di Amantea. La vicenda di Amantea deve essere una manifestazione, un movimento del popolo calabrese. A me personalmente non piace vedere riappropriarsi di questa mobilitazione popolare da parte di una classe dirigente che ha fallito, perché se c'è il business dei rifiuti non è la criminalità organizzata dei Reina e dei Provenzano, ma è la criminalità organizzata imprenditrice, è la mafia imprenditrice che bussa alla porta della politica corrotta e dice io ti offro di smaltire il rifiuto illecito pagando 30 invece che 100, altri 30 per una zetta. Se il politico è onesto sbatte la porta in faccia e lo va a denunciare, se il politico è disonesto stringe affari, e poi quei rifiuti vanno nel mare, quei rifiuti vanno nelle scuole, oppure accade una cosa straordinaria. Io l'altro giorno sono stato a Castrovillari, non so se c'è qualcuno, una manifestazione che era di una banalità assoluta, la popolazione di Castrovillari che si opponeva a una mega centrale elettrica che deve essere costruita nel pieno parco nazionale del Pollino, per fare un favore all'Enel ed evidentemente ai politici che ci vanno a braccetto. E che cosa chiedevano le persone? Interventi come quelli di stasera. A me mi ha colpito un escursionista del fiume Lao per il rafting. Ma è così semplice fare un programma politico? Significa agricoltura, significa ambiente, piccola e media impresa, il fiume Lao, il turismo, l'artigianato. Ma è una cosa così banale. Io credo che è un programma politico che si può scrivere in 3, 4, 5 ore, va, proprio se vogliamo stare a spaccare il capello in quattro. Il problema qual è allora? È la volontà politica, cioè trovare delle persone che sappiano con il cuore, il cervello e delle idee, che non è questa classe dirigente, portare avanti queste idee e spezzare il legame perverso che ha portato a costruire 3 centrali di biomasse tra Crotone e Catanzaro, costruire mega strutture, magari mettere anche il nucleare, facendo ancora una volta fessi, scusatemi,
dicendo che questo serve per il lavoro. Poi vai a vedere il lavoro e vengono assunte poche decine di persone che vengono scelte dalla politica e dalla criminalità organizzata. Pensate quanto lavoro si fa se noi tutti sposiamo attraverso una pressione democratica dal basso l'economia verde, se noi puntiamo ad esaltare un territorio straordinario come quello calabrese. Ma perché i depuratori non funzionano, diceva Silvio Gambino? Ma mica perché non ci sono i tecnici, perché quelle sono state occasioni per fare affari, per fare soldi, per prendere denari, per creare società miste pubblico-private dove nel parte pubblica Valle Crati, qua l'avete citato, Appennino Paola, potrei fare 200 nomi, 200 ne potrei fare, andatevi a vedere, è un lavoro semplicissimo, io lo dico sempre, non c'è bisogno di un magistrato, andatevi a vedere chi c'è in queste società, nella parte pubblica va bene, niente di nuovo, viene da Tangentopoli, la spartizione delle parti politiche, ma quello che è sorprendente sono i colletti bianchi che stanno nelle parti private, andatevi a vedere i nomi, chi sono, i parenti di quello, gli amici di quella, è chiaro che un sistema che non funziona, perché se io trovo il parente del magistrato che deve controllare, e se ci trovo il parente del dirigente regionale che deve dare il finanziamento pubblico, e se ci trovo il figlio del poliziotto che dovrebbe fare le indagini, ma il conflitto di interessi di Berlusconi alla fine diventa una cosa sì, vivente, lo sappiamo tutti, ma questi conflitti di interesse hanno ormai prosciugato completamente questa regione. Ebbene, qualcuno dice ancora che Callipo, quello che stiamo facendo, è antipolitica. Anche oggi ho sentito delle dichiarazioni, come predomina il qualunquismo, l'estremismo, le candidature scelte dall'alto, ma io una democrazia che sto vedendo in questi mesi non l'ho mai vista. Cioè è chiaro che loro pensavano di pigliarsi la candidatura un'altra volta scelta a tavolino. Poi guardate, un'altra cosa straordinaria di occasione che io vedo nella candidatura Callipo, perché noi dobbiamo creare, qualcuno l'ha detto molto, in modo molto efficace, una sinergia tra l'Europa, non solo tra l'Europa e l'Italia, ma tra l'Europa e le regioni. Voi pensate, è stata citata prima il caso dell'informatica, ma ne potremmo fare tantissimi. I fondi europei continueranno a venire in quantità enormi, per miliardi di euro, sicuramente fino al 2013. Allora vedete che importanza sarà la prossima classe dirigente che gestirà questi fondi. Io vi dico che dall'Europa stiamo già dando dei segnali importanti. Io sono presidente della commissione controllo sul bilancio, anche perché ho tirato circa 500.000 di voti e con una bella fetta l'ho presi qua, e immediatamente abbiamo voluto, ho puntato al fatto che la commissione si dovevano scegliere tre priorità per il 2010, la priorità che ho indicato è stata l'Italia, e nell'Italia abbiamo potuto indicare non più di 4 regioni, e una di queste regioni sarà la Calabria, perché poi il destino è strano. Cioè io mi trovo là ad occuparmi in qualche modo delle cose di cui mi occupavo qua. Che straordinario! Che straordinario! Perché là ogni giorno parli con i tedeschi, i francesi, gli inglesi, gli spagnoli e ti ascoltano. Non è come qua che ti spengono la televisione, non ti fanno parlare o la propaganda di regime. Là ti ascoltano perché porti fatti, porti credibilità. Allora vi dico questo perché? Perché questa è un'occasione non per fare come è stata fatta la precedente commissione che è venuta qua, ha fatto la passerella, ha sentito la Loiero, ha sentito il comandante generale di qua, quello di là, quello. Io lo dico perché quella è l'occasione, perché voi, visto che qualcuno parlava della rete, della contributo, cominciate a preparare suggerimenti, dossier, informazioni, perché quando la commissione verrà, queste sono occasioni straordinarie, così come non significa criminalizzare i fondi pubblici, ma noi dobbiamo vedere come li vogliamo spendere, perché io credo che il prossimo governatore regionale, che io sono certo faremo in modo che sia Pippo Callipo, dovrà gestire questi fondi pubblici non come elemosina, non per fare opere inutili e mastodontiche, ma per mettere in moto uno sviluppo economico compatibile con l'ambiente. E chi meglio di lui, che sa fare impresa amando la Calabria, essendo amato dai lavoratori? E questo non è una cosa che accade spesso, uno mi chiede, perché io vengo da un'area di sinistra, cioè personalmente c'è una cultura di sinistra, ma Callipo è di centrosinistra, sempre questo, ma insomma io francamente non è che mi è capitato spesso di vedere un imprenditore così amato dai propri lavoratori. Poi credo che in questo momento essere di sinistra che significa, e spezzare questo legame tra criminalità organizzata e politica, rimettere l'economia
rispettando l'ambiente, dare lavoro, diminuire le disuguaglianze sociali e far fare impresa privata, come è stato detto da qualcuno, liberando questa regione dalla criminalità organizzata e liberandola non come vuole il governo nazionale, privatizzando la sicurezza attraverso le ronde, operazioni di questo tipo, ma dando fiducia attraverso una classe dirigente che non è più prenditrice di denaro, ma sia occasione fondamentale di sviluppo economico. Qualche altro passo e vado a chiudere, perché vorrei rispondere a tutte le 5 minuti e chiudo le sollecitazioni che mi sono state fatte. Qualcuno parlava degli immigrati, anche qui quanto è importante l'Europa, i Rom, eccetera. Noi l'altro giorno abbiamo fatto un dibattito importantissimo in Europa, dove è dovuto venire il commissario dell'Unione Europea a ripetere più volte che l'Italia viola il diritto internazionale attraverso i respingimenti indiscriminati e attraverso la violazione del diritto d'asilo. Altro lato, le candidature, guardate, le candidature ci dovete aiutare, nel senso che non è facile fare battaglie per avere candidature all'altezza. Guardate, voi penso, dalla sensibilità che vedo stasera, vi state rendendo conto che sistema stiamo contrastando, no? C'è chi di noi l'ha contrastato, io da magistrato, Pippo Callico da imprenditore, altri testimoniando, altri facendo il loro lavoro senza piegare la schiena, però non è che staranno a guardare. Quindi per le candidature è importante che molti si facciano avanti, partecipando, dando contributi, dando idee, perché è vero, le candidature devono essere assolutamente all'altezza. La fuga dei cervelli, anche qui mi è piaciuto moltissimo il primo intervento che è stato fatto sul discorso dei finanziamenti pubblici, la fuga, anche la fuga dei cervelli, eccetera. Guardate, qua abbiamo occasioni straordinarie a proposito dell'università. Io l'altro giorno ho incontrato i rappresentanti dell'Agenzia per l'Europa che si occupano del problema di come evitare le fughe dei cervelli dall'Europa verso gli Stati Uniti. Ci sono occasioni di fondi straordinarie. Qual è la condizione che loro vogliono? Perciò anche qui il ruolo dell'università è importantissimo. I fondi ai ricercatori, i fondi ai dottorati di ricerca sono legati al fatto che si rimane nella propria terra e che devono passare attraverso le università. Questo è fondamentale. Ecco perché non è un caso che questo, il disegno autoritario che sta passando nel nostro paese, anche attraverso lo smantellamento della ricerca, dell'università e della scuola pubblica. Questo messaggio, quante persone lo sanno? Che ci sono occasioni enormi di accedere a fondi pubblici purché si rimanga nelle proprie territori, nelle proprie regioni, nel proprio paese e si rimanga agganciati all'università. Altro aspetto e chiudo veramente. Io credo che questa è un'occasione straordinaria e come penso che le lotte sociali che state facendo e le lotte per l'ambiente possano portare a dei risultati straordinari. Non solo la vicenda di Amantea, la vicenda di Crotone, ma in qualsiasi territorio, purché lo si facciano, e qua è stato detto anche stasera, attraverso competenza, serietà, determinazione e passione. Vi racconto di un fatto di oggi che è importantissimo. Io ho sposato una battaglia qualche settimana fa per la costruzione del rigassificatore a Trieste, un mostro ambientale. Ho fatto una battaglia nell'isolamento più assoluto in Italia, in Europa invece erano tutti contenti, appoggiavano, eccetera. Il ministro dell'ambiente attuale mi ha accusato di falsità, mi ha detto che mi avrebbe denunciato perché facevo, creavo preoccupazioni inutili. Ebbene, notizia di oggi che la Commissione Europea ha detto che il governo italiano con quel rigassificatore ha violato la direttiva Seveso. Cioè là stavano costruendo un rigassificatore nel porto di Trieste, creando tutti i presupposti per una nuova Seveso. Questo ve lo dico perché l'ho detto l'altra volta a Castrovilla e forse anche a Lamezia, è venuto il momento che non è più sufficiente la sola delega politica, per quanto a personaggi che ce la metteranno tutto come posso essere io e persone come me che anche ce ne sono, ma senza la vostra mobilitazione, senza la vostra vigilanza democratica, senza il fatto che voi vi dovete riappropriare di questa regione, di questo territorio, e hanno paura di questo. Non hanno tanto paura di quello che io vi sto dicendo, di quello che posso dire, ma del fatto che le coscienze si sveglino, creino resistenza costituzionale, una sana ribellione sociale e spezzino quella catena di potere con cui ho iniziato questo intervento. Loro hanno paura di perdere quel potere, perché se perdono quel potere di controllo della spesa pubblica, del mercato del lavoro, sono finiti nel giro di 24 ore. Grazie.
forte quando naturalmente devi andare via. Il progetto, l'onorevole Magistri, era molto più difficile. Comunque mi fa piacere che ho usato una parola che è stata un po' fogliata, inventata da me, ovviamente senza fargli pagare i diritti d'autore, quella di prenditore. Perché nei vari interventi, quando ero presidente di Confindustria Calabria, mi veniva difficile individuare certe persone che non piaceva chiamarle collega, ovviamente, e né imprenditori. E così un giorno in un convegno mi venne questa parola che rimase un pochino proprio per individuare queste persone che prendono solamente senza scrupoli e senza nulla dare al territorio e alla società civile. Io vi dico poche cose per quanto mi riguardano e poi darò qualche risposta per gli appunti che ho segnato. Allora, come intendo? Io innanzitutto sono uno di voi, sono un cittadino normale della società civile, non ho mai fatto politica, e ho vissuto in Calabria sempre, eccetto poche escursioni per motivi di lavoro e pochissime vacanze fatte in questi anni, e quindi conosco la vita della Calabria, so quello che noi calabresi viviamo e subiamo giornalmente da tutte le direzioni. Quindi penso di poter affrontare tutte le problematiche che ci sono con una certa competenza e soprattutto di dare delle soluzioni e di trovare delle soluzioni per evitare che questi problemi diventino ancora diciamo storici addirittura nella nostra terra. Il mio pensiero è soprattutto quello di un'inversione totale. Se io dovessi andare a fare il presidente di questa giunta regionale, di questa nostra bellissima terra, il cambiamento dovrebbe essere radicale. Io in alcuni convegni trovo delle persone, dice le cose bisogna farle lentamente, le cose bisogna farle di qua a 20 anni, ha detto uno. Io non ho la possibilità di farlo da qui a 20 anni, forse avremo una matrice, sì, però non ho questa possibilità, è stato un intervento altro come. Io credo che qui in Calabria è importante, se noi dovessimo vincere, come vinceremo, diceva l'onorevole De Magistris, fare un cambiamento immediato, repentino. Innanzitutto ovviamente non cambiando tutto perché magari ci vorrebbe una bacchetta magica o qualcosa del genere, però far vedere alle persone, alla gente, ai calabresi un cambio di mentalità, un cambio di direzione di questa barca che è finita sugli scogli, si è inabissata come la nave dei veleni, perché purtroppo non abbiamo un settore che possiamo dire che va bene, al quale si può pensare dopo qualche mese di attività. Quindi un cambiamento immediato, un cambiamento di direzione repentino, nel senso che bisogna innanzitutto rivalutare quella che è la posizione del cittadino. Io ho sempre vissuto questo, da questa parte come cittadino ho vissuto questa cosa brutta, questa cosa che non mi ha mai motivato e fatto sentire veramente un cittadino di serie A, quello appunto di riportare, dicevo, il cittadino in una posizione predominante, in una situazione di primo livello, cioè la politica purtroppo ha dimenticato. Politica in generale, io non sono né di destra né di sinistra, sono per i problemi, per risolvere i problemi e per il rispetto del prossimo, questi sono i miei principi basilari. Quindi dicevo, la politica si è dimenticata che viene, o i governanti calabresi soprattutto, anche nelle altre regioni, ma in Calabria in un modo molto ormai cronico, che viene eletta per andare al governo di questa regione e dei calabresi per affrontare quelle che sono le problematiche del territorio e dei cittadini, cercare di risolverli e di sollevarli da questa sofferenza nella quale ormai siamo quasi abituati a vivere. Invece succede il contrario, perché questi signori amministratori pensano, una volta eletti, che è il loro diritto per 5 anni di rimanere lì, di gestire la cosa pubblica come vogliono, senza dare conto
e quindi mortificando le persone, mortificando i cittadini, mortificando tutti, perché qualsiasi cosa bisogna ottenere o bisogna avere per portare avanti la propria iniziativa, la propria attività, la propria vita, bisogna andare a chiedere sempre un favore, e per piacere poi ti fanno apparire che ti concedono anche un certificato, che invece è un diritto che noi dovremmo avere e dovremmo assolutamente diciamo riscuotere. Quindi, e hanno invertito, sono riusciti a convincere la gente a renderci questo psicologicamente sudditi, dico io, perché non c'è reazione. Anche nella politica stessa, destra e sinistra, voi vedete un pensiero che mi è venuto a Perfidia l'altra sera, che ti fa scrivere lì al muro una frase, sembra una frase storica. Io ho scritto: il PUC in 30 secondi ha approvato la legge sulle primarie. Mi ha chiesto Antonella cosa fosse il PUC, il partito unico calabrese, cioè a Reggio, ormai il Consiglio regionale, si è creato questo partito unico, questo andare d'amore e d'accordo, questo fare le cose insieme, perché tanto si hanno benefici da una parte e dall'altra. Questo a discapito che crea i posti di lavoro, e i posti di lavoro sono stati posti di lavoro fittizi, posti di lavoro a parenti ed amici, tanto per creare il numero, perché poi ad una probabile verifica venissero fuori queste cose. Io sono stato sempre sui giornali per queste cose, ripeto, pagandole di persone come aziende. La gente adesso si aspettava qualche cosa di più. La gente, gli amici, i parenti, i non conoscenti, la gente che mi incontravo per strade nelle varie cittadine nostre, calabresi, compreso Cosenza, Catanzaro, la gente mi ha detto: Pippo, adesso devi essere conseguenziale, devi dare seguito a quello che tu hai detto, hai fatto, alle lotte che hai fatto, altrimenti rimangono solo articoli sui giornali. E una signora soprattutto, l'ho detto già altre volte, l'ho detto alla radio raccontandolo oggi a Radio Sound con l'amico Franco Attanasio, in una trasmissione tra parentesi che ha intitolato "In nome della rivoluzione", ovviamente rivoluzione pacifica, però ha stato bene il nome. Una signora in modo particolare ad una sagra, quest'estate, la sagra del pomodoro a Belmonte, mi assalì quasi, io pensavo in modo negativo, invece mi ha detto: Presidente, finitela di scrivere sui giornali, finitela di fare queste di prediche, scendete in campo, mettetevi in azione. È una persona che non conoscevo, poi ci siamo conosciuti, insomma abbiamo parlato un po', e questa ragazza, questa signora giovane, aveva un bambino in braccio, diceva: fatelo per loro, perché noi ormai più o meno arriveremo alla nostra. E questa è stata, vi dico la verità, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che mi ha dato la spinta per dire: sì, è vero, ormai bisogna essere conseguenziali, non si può continuare a scrivere, a parlare, a lamentarsi, a piangere, ad avere magari il plauso di amici, di conoscenti, di gente che non conosco, perché riesco a dire queste cose, perché li posso dire, perché sono libero, perché non sono mai andato a bussare a porte di politici e di assessori, anche se mi mandavano quei messaggi subliminali che vi dicevo prima. E così il 25 agosto, grazie anche alla spinta di tantissime associazioni, ma diciamo della capofila che è Calabria Futura, e qui presente dovrebbe esserci il presidente Ilario Lazzaro, il 25 agosto abbiamo ufficializzato questa cosa. Questa mia candidatura, questa ascesa in campo, diciamo in modo quasi ufficiale quella sera. Il mio pensiero nel portare avanti queste cose, questa strada, da intraprendere questa strada. Innanzitutto io ho detto quella sera a Soverato, e lo confermo, su questa nostra fabbrica possono entrare, possono accedere tutti, con dei requisiti di onestà, trasparenza, voglia di lavorare
e ho aggiunto, ma che siano innamorati della Calabria, perché se non si è innamorati della Calabria, secondo me non si può fare qualcosa per la Calabria. Bisogna essere innamorati del territorio, bisogna essere convinti che siamo in una delle più belle regioni. Poi lasciamo stare, mortificata, maltrattata, questo è un discorso. Però noi abbiamo il potenziale di riprenderci. Quindi questo è, noi siamo aperti a tutto, noi siamo aperti, non siamo contrari, io lo dico, non siamo io, il mio staff, i miei amici, non siamo contrari ai partiti. I partiti purtroppo hanno dimostrato di non essere in questo periodo all'altezza di gestire la cosa. Io mi propongo per gestire la cosa e credo che trovando una squadra di persone oneste, di persone che condividono questi principi, questo ci siamo detti con l'onorevole De Magistris quando ci siamo conosciuti la prima volta, noi dobbiamo trovare gente pulita, nuova, trasparente, che condivida questo nostro pensiero. E noi così andremo avanti e cambieremo sicuramente le cose in Calabria, con quella svolta proprio a U, con quella svolta repentina che noi pensiamo di fare. Noi tireremo fuori quei sentimenti dei calabresi che sono sopiti, che siamo stati bastonati, siamo stati mortificati, siamo stati annullati nella nostra cosa, considerati solamente nel periodo della votazione. Lì c'è il massimo, lì diventiamo persone, ci baciano quasi la mano, io li ho cacciati sempre fuori dalla mia, nessuno può dire politico di essere entrato in periodo elettorale nella mia azienda, perché sono queste proprio delle cose indegne e irrispettose verso i dipendenti. Quindi non l'ho mai fatto e quindi la libertà è una delle cose più belle che noi dobbiamo vantare di avere. E io oggi quando parlo con degli amici, nelle interviste, in delle anche conferenze come queste, invito, siate liberi, votate per chi volete, ma votate in libertà. Non dobbiamo essere succubi perché ci hanno fatto quel piacere e dobbiamo a vita garantirgli il voto. Noi dobbiamo riseppellire, è stata seppellita, dobbiamo tirarla fuori quelli che sono appunto la meritocrazia. Per me nell'azienda sono stato sempre abituato ad andare avanti con questi, portando avanti questi principi. In Calabria la meritocrazia è stata seppellita dei favoritismi, perché nei posti chiave, nei posti di dirigenti sono stati messi solamente amici, parenti, amanti e compagni del compagno, perché erano gente che erano pronte, soprattutto nel periodo elettorale, a sguinzagliarsi ad andare a trovare voti. Quindi questo è uno dei principi che muoverà questo nostro governo se riusciamo ad andare lì a farlo. Meritocrazia, professionalità, azzeriamo i favoritismi. Favoritismo non ce ne saranno per nessuno e per questo molti imprenditori, caro onorevole, non mi vedono assolutamente di buon occhio, perché loro vorrebbero trovare una porta preferenziale per entrare in regione e continuare gli inciuci che hanno fatto prima con l'onorevole Calavallotti e adesso stanno facendo con l'onorevole Loghiero. Quindi loro non mi vedono, saranno contrari, però sono pochi. Noi avremo dalla nostra parte i piccoli e medi imprenditori, che sono quelli che sono veramente l'ossatura della nostra Calabria, che sono quelli che soffrono perché pagano il pizzo, sono costretti a pagare il pizzo, pagano tassi alti dalle banche, sono vessati dalla pubblica amministrazione, che io ho definito mafia con la penna. Queste sono le questioni. Noi dovremmo ridare una tranquillità di vita, il piacere di operare in Calabria a tantissimi imprenditori che sono quelli che poi creeranno i posti di lavoro. Una cosa che sfugge tanto, onorevole, non so se tu sai, molti imprenditori calabresi sono andati via dalla Calabria. Molti capitali sono andati non all'estero, per noi all'estero, sono andati ad Ancona, a Viareggio, a Genova, a Milano, investendo in alberghi, investendo... alcuni addirittura hanno le aziende, mantengono l'azienda piccola qui, hanno fatto l'ampliamento dell'azienda a Perugia, no? E questo me l'hanno detto quando io dichiarai in televisione, io resto in Calabria, mi dissero ma tu sei un pazzo, io ho fatto questo, si vantavano di aver fatto questo.
non hanno tutti i torti, perché per noi è mancata la legalità, è mancata la sicurezza. Abbiamo delle zone industriali meravigliose, Castrovilla, Cosenza, Gioia Tauro, Lamezia Terme, ma sono delle zone industriali abbandonate. Io quando ho portato il presidente Montezemolo in visita alla zona industriale di Lamezia Terme, era un campo di coltro quella zona, c'erano le pecore che ci passavano davanti due o tre volte, e lui in battuta mi disse: ma questa è la zona agricola, la zona industriale. Cioè, voglio dire, quindi se noi creassimo delle zone industriali sicure, protette, potremmo fare in modo che molti calabresi possano ritornare in Calabria e molti imprenditori possono venire ad investire qui, perché abbiamo tutto, abbiamo manodopera, abbiamo giovani, abbiamo i territori, abbiamo il sole. Una volta potevo dire che abbiamo il mare, oggi ce l'abbiamo, per meglio non dirlo, perché se no ci attaccano con queste cose. Quindi voglio dire, le possibilità di questa innovazione in Calabria, c'è tutto, abbiamo tutti gli ingredienti. E lui, pur sapendo di ripetermi, io dico come in una casa che c'è una dispensa piena di alimenti, prosciutti e provole, scatole di tonno pure. Però la porta è chiusa ermeticamente e la famiglia muore di fame. Questa è la Calabria, abbiamo delle montagne bellissime, abbiamo delle colline meravigliose, avremo 800 chilometri circa di coste, però non riusciamo ad utilizzarle, a sfruttarle queste cose. Il mare inquinato non funziona, diceva prima uno dei giovani, degli ingegneri che abbiamo qui, perché i depuratori non funzionano, perché non facendo funzionare i depuratori si bypassa e si risparmiano spese di corrente elettrica e di additivi, perché un depuratore, io so come funziona un depuratore, ne abbiamo costruito due in azienda e ho idea di che cosa vuol dire e quanto costa al giorno se uno deve far uscire acqua pulita dopo. Siccome queste cose vengono date al compare del compare e spesso per somma urgenza, questa è una parola bellissima che hanno coniato nella regione Calabria, tutte spese di somma urgenza, così gliela danno al compare senza nemmeno interessare gli altri, i depuratori scaricano a mare, tra i quali quello che arriva dalle fognature. Quest'anno a Pizzo, ecco perché io ho aggiunto quando tu hai detto dalla mesa terra, a Pizzo non ci si poteva bagnare in acqua. I villaggi turistici, Garden e tutti gli altri lì che sono da Pizzo verso Lamezia, quest'anno si sono lamentati, hanno fatto rete di Dio, perché portano uno 1800 persone, un altro credo 1000, un altro 500, però sono costretti queste persone che vengono da 1000 più chilometri dalla Germania a fare il bagno in piscina, al mare lo devono guardare da lontano perché era qualche... Questo è il fatto. E un altro anno il turismo sarà un problema. Con questo discorso delle navi e dei veleni, con questo fatto che lo Stato, il governo non prende delle decisioni perché intervenga al più presto possibile per dire sì, sono scorie radioattive o non sono scorie radioattive, o una bufala, quest'anno il turismo fallirà in Calabria, falliranno tutte le strutture turistiche, perché se non ci sono prenotazioni e noi il polso lo avremo a fine, nella seconda quindicina di gennaio, quando ci sarà la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, e i nostri corregionali del questo settore torneranno da Milano senza prenotazione o con pochissime prenotazioni, questa gente comincerà a fare altro che rivoluzione culturale, pacifica e civile, faranno qualche altra cosa, perché falliranno, perché ad agosto, settembre, ottobre ci sono le rate dei mutui che tutti quelli che sono in questo settore se li scadenzano proprio perché pensano di incassare col turismo. Quindi noi viviamo un momento veramente drammatico in Calabria. Io ho visto una cosa bellissima, al di là della manifestazione per la nave dei veleni, per Cetraro, per la nave affondata, ma ho visto, saranno state la televisione di 15.000, un'altra dice 20.000, però migliaia di calabresi che veramente sono rotte le scatole e sono scesi in piazza pur essendo sotto la pioggia e sotto il freddo, erano lì a manifestare. E questa è stata, credetemi, la cosa più bella, vedere che la gente si comincia a sognare e comincia a protestare. E tutto questo ha portato delle preoccupazioni ai politici. Perché se noi ci svegliamo, ragazzi, signori, amici, signore, noi li facciamo tremare veramente. Perché loro contano poco, loro sono i nostri rappresentanti.
e non hanno fatto il loro dovere. Quindi io questo mi auguro, che la gente si svegli, poi voti per chi vuole, perché certo se votano per me, mantenere, no, diciamo nel senso della, di acquistare quella libertà. È importante che noi accettiamo la nostra libertà, e la nostra libertà di pensiero. Questa è la cosa importante. L'industrializzazione è passata sopra la nostra testa, è vero, è passata sopra la nostra testa. Noi abbiamo queste zone industriali, però non c'è stato mai una incentivazione. Brevemente vi racconto, quando io ero presidente di Confindustria Calabria fino al 2006, con i sindacati CGL, CISL, UIL, Sbarra, Castagna e Pignataro, avevo fatto un tavolo per, volevamo andare fuori a fare marketing territoriale e dire ai nostri colleghi, saremmo andati sindacato, Confindustria e assessore alle attività produttive, per dire ai nostri colleghi, venite in Calabria, si può fare impresa. E il sindacato addirittura aveva messo uno stipendio modulare per arrivare in 4 anni al 100%. Dovevo venire alla regione, non abbiamo avuto il piacere di vedere né l'onorevole Pino Gentile né l'onorevole Adamo, perché tutti e due, prima uno e poi l'altro, dice andate voi. E a me viene da ridere, forse volevo dire, perché lui avrebbe dovuto ovviamente impegnarsi come regione. Cioè, se non si fanno questi passaggi, magari avremmo fatto un viaggio vuoto, magari avremmo speso solo dei soldi, che poi ho dovuto tranquillizzare la regione che noi saremmo andati a spese nostre, perché la cosa principale è ci andiamo a fare il viaggio, no? Questo è, non è che si va a fare una cosa, si va a New York per le fiere, mi ricordo una volta l'assessore si portò l'autista pure a New York. Però voglio dire, quindi ci sono le possibilità di fare queste cose, abbiamo le amicizie, abbiamo la credibilità, abbiamo tutte le possibilità di andare fuori e dire venite in Calabria, vi garantiamo che si può fare. Quindi il lavoro, i posti di lavoro, così si possono creare. Io avevo già fissato presso una grande banca a nord in questa riunione e all'ultimo l'assessore fece buca e ci ha detto di non andare da nessuna parte. Alla signora Rossella Forrone, che mi diceva di Rifondazione Comunista, intanto le dico tra parentesi che alla Mantea sono venuti almeno una decina del suo partito a salutarmi e si sono dichiarati che sono di Rifondazione Comunista e c'era Di Pietro pure vicino e lui ha sorriso, era contento di vedere questo, e mi hanno detto Presidente io sono di Rifondazione Comunista, ma non hanno detto anche di altri partiti e io qui voto. E questo mi ha fatto piacere perché al di là che sono è gente forse che conosce la mia storia, conosce che anche se non parlo di sinistra e non dico niente di sinistra, come mi hanno detto proprio a Renne in una serata, e diceva Calipo non parla di sinistra, una parentesi, io gli ho detto quello che era vicino a me, che era di sinistra, di libertà, dico per favore Mimmo scrivimi 4 frasi di sinistra così glielo dico, a questo signore è la libertà, è a questo signore, ovviamente, dico nella vita è importante come si vive, quello che si fa, la propria storia, i propri rapporti con i rapporti col territorio, i rapporti con le istituzioni, i rapporti con la legge, i rapporti con il fisco, i rapporti con gli indipendenti. Questo è importante, non vuol dire avere un distintivo di essere o di destra o di sinistra, perché io conosco tanta gente che è di sinistra, ma che è di sinistra, credetemi, non è assolutamente, come anche tanta gente di destra. Che non... Quindi l'importante è quello essere, quello che uno è, quello che ha dimostrato e soprattutto in tempi non sospetti, perché è facile adesso che siamo in campagna elettorale presentarci alla gente come dei cherubini, come degli angioletti. Io dico alla gente, frequentate Pizzo, parlate con i dipendenti, parlate con la gente di Vibo, parlate con la gente di Catanzaro che mi conosce, di Cosenza, ho tantissimi amici. Questo è importante, è stata la mia una vita abbastanza lineare, non dovrei dirlo perché sennò chi si nota si imbroda, però certe cose voi che non mi conoscete dovete dire perché io posso dire, mi posso presentare a faccia aperta, a mettere il mio bel faccione, diceva la signora prima, non qui a Cosenza, per dire io datemi fiducia perché questa innovazione noi la faremo. Come saranno fatte le candidature, diceva la signora? Le candidature saranno fatte, come ha accennato l'onorevole De Magistris, saranno fatte con gente pulita, con gente che vuole lavorare, con gente che non è faziosa o che pretende posti di governo o di sottogoverno.
deve essere gente che vuole lavorare, altrimenti in 24 ore la rimandiamo a casa, perché deve essere, noi dobbiamo essere coerenti con quello che abbiamo bisogno. Quindi la gente sa e la gente non si avvicina. All'inizio sono avvicinati alcuni imprenditori mettendosi a disposizione. Presidente, siamo a disposizione anche economicamente. Io ho chiarito, la mia campagna elettorale viene finanziata solamente dall'imprenditore Pippo Capito. Solamente da qui. Ho sperato la sua persona, al suo conto corrente che viene alimentato solamente da me per quello che posso, quando lo chiederò un mutuo e andremo avanti così. Io devo continuare ad essere libero per poter mantenere gli impegni che vi sto dicendo. Allora, se io non ho contributi da nessuno, e sono libero e non dovrò cedere a tentazioni di dare delle risposte compiacenti al Parlamento.